Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Commissione Esteri, Paolo Formentini della Lega, per parlare di questa bella iniziativa di oggi sui 75 anni del Consiglio d'Europa e della NATO, che oggi sono dei gangli vitali sia per la deterrenza, per diciamo, mantenere l'attuale assetto internazionale, ma anche per la tenuta dello Stato di diritto. Perché è stato così importante questo appuntamento? Beh, oggi ci siamo trovati con parlamentari di tutte le delegazioni che fanno parte del Consiglio d'Europa e della NATO. Stiamo parlando, lo sottolineo, delle assemblee parlamentari di Consiglio d'Europa e della NATO e per celebrare 75 anni di vita. La NATO ovviamente è più viva e vitale che mai, nonostante qualcuno la desse per morta anni fa. È passata da 12 membri iniziali del 9 aprile 1949 a 32 di oggi. Ricordiamo che gli ultimi ingressi sono stati quelli della Svezia e della Finlandia. Ma oggi io nell'intervento che ho fatto mi sono soffermato soprattutto su una riflessione: ritornare ai valori, ritornare alle radici, perché senza quelle radici, senza quei valori, noi tra 75 anni non saremo di nuovo qui a celebrare quelle istituzioni poste a presidio della libertà e della democrazia, quali appunto le assemblee parlamentari di NATO e Consiglio d'Europa. Ho fatto appello affinché non ci si scordi di episodi tragici, pulizie etniche come quella del Nagorno-Karabakh, non ci si scordi delle radici giudaico-cristiane e non ci si scordi ancora di Taiwan, perché Taiwan è stata un esempio di gestione della pandemia, ma semplicemente per il mondo non esiste perché la Cina non vuole che esista. Ecco, allora questi che ho elencato sono alcuni dei punti critici che dobbiamo superare come Occidente se vogliamo essere ancora attrattivi, vitali e celebrare altri 75 anni di organizzazione internazionale. La sfida adesso per la NATO è quella del 2% del PIL. Sarà difficile, in quanti anni potremo riuscirci, secondo lei? Ci riusciremo, ne sono certo. Quello che oggi si è sottolineato durante le riunioni è che l'Italia ha una propria industria della difesa e soprattutto che questi investimenti hanno delle ricadute anche in ambito civile. Beh, pensiamo a Internet, pensiamo a tante invenzioni degli ultimi anni che poi sono tornate appunto nel mercato civile. Si moltiplicano gli investimenti e ovviamente si garantisce la difesa di quello che è lo Stato di diritto, il commercio internazionale, tutti quei valori che oggi sono messi in pericolo. L'ultima questione, c'era tanta gente oggi all'auletta dei gruppi parlamentari, io ero non sono riuscito ad entrare. È stupito di questo successo o se l'aspettava? No, me l'aspettavo proprio perché quanto sta succedendo nel mondo ci ha portato e ci porta a fare una riflessione e a capire quanto è preziosa quella libertà che rischiamo di perdere. Un intervento è stato particolarmente toccante, quello del parlamentare ucraino, e intervenendo ha detto: qui siamo a Roma, Roma è una civiltà stupenda, poi sono arrivati i barbari. E allora nel mio intervento ho voluto ricordare che oi barbaroi significa coloro che non parlano la lingua greca, balbuzienti. Ecco, chi sono oggi i barbari? Sono coloro che non accettano la koinè, e la koinè in questo caso sono le regole della democrazia, del libero mercato e dello Stato di diritto. Sono proprio le autocrazie che oggi combattiamo. Grazie al vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, Paolo Formentini della Lega.